Presidio informativo questa mattina al porto rifugio di Gela della segreteria provinciale del sindacato autonomo di polizia di Caltanissetta in merito alla paventata chiusura della squadra nautica del locale commissariato decisa dal governo Renzi. Il sindacato ha espresso la sua contrarietà in quanto si vanno a sopprimere uffici importanti senza alcun progetto organico di passaggio di funzioni e competenze ad altri corpi di polizia. Tra questi, come dicevamo, si profila la chiusura della squadra nautica di Gela, le cui 10 unità altamente formate con figure di primo ordine, quali comandanti costieri e motoristi navali, sono a tutti gli effetti una volante del mare. Nell'ambito di un progetto, diciamo, atipico a livello nazionale, stanno chiudendo questi 251 presidi. Capiterà a toccare la sorte, è toccata anche la squadra nautica di Gela, e noi lo denunciamo ai cittadini, cari cittadini gelesi. Un'altra parte della polizia di Stato sta per essere chiusa a Gela, oltre a quelle nel 2006 del potenziamento della polizia ferroviaria, della polizia marittima. Anche oggi sta per essere effettuato un altro taglio, ma un taglio senza nessuna progettualità, un taglio, diciamo, che fa rimanere la cittadinanza sguarnita di un baluardo e di un ausilio necessario come le forze di polizia. E come si può invece arrivare ad una soluzione immediata affinché questo che si sta concretizzando non accade? Noi abbiamo dato il nostro grido d'allarme, abbiamo chiamato tutte le istituzioni locali, civili e religiose, abbiamo scritto al presidente Renzi: chi vuole stare con noi gridi anche con noi e dia il suo allarme, chi magari non ha intenzione, pensa che non sia una questione prettamente propria, io credo che si sbaglia. Anche un'amministrazione locale può fare la sua parte. Oggi ad esempio il sindaco di Niscemi è a colloquio con il signor questore, il sindaco di Niscemi sta proponendo la costruzione del commissariato di Niscemi, poi darlo in affitto all'amministrazione centrale. Ognuno può fare la propria parte, nessuno si può tirare indietro. I colleghi poliziotti della squadra nautica non rimarranno disoccupati, andranno a lavorare tranquillamente al commissariato. Quella che ne piange le conseguenze sono i cittadini, i